Io sicuramente caldeggio, innanzitutto sempre di più questa rete di comunicazione positiva tra medici, centro salute mentale, comune, anche tutto quello che è farmacisti, cioè dove c'è una persona che chiede aiuto deve avere una risposta e deve essere indirizzata sicuramente dove può ricevere aiuto. Per rimanere nel posto di lavoro, perché il nostro obiettivo non è quello di accompagnare all'esodo una persona, ma quella di garantire a questa persona la sopravvivenza nel posto di lavoro e una buona qualità di vita. Abbiamo organizzato, avete organizzato anche dei convegni ovviamente online, e ne organizzeremo ovviamente anche degli Sì. altri, quindi sono degli importanti momenti, insomma, di informazione che diamo agli utenti, ecco. Poco, perché è l'unica Esatto. cosa che ci chiedono quando chiamano, sì, ma il percorso è gratuito, devo pagare qualcosa, perché rendiamoci conto che questo Covid ha portato anche ad un impoverimento economico notevole. Certo. E quindi ben vengano le persone che hanno criticità, che vivono un disagio, che può farlo in anonimato, che è pienamente garantito. Quindi la parte più licenza media e licenza elementare erano invece quelle più, quindi la conflittualità si è spostata a un livello diverso, ma in prevalenza sono tutti cittadini italiani. Allora, il profilo della persona che attua il mobbing è sicuramente una persona che è un superiore rispetto a chi lo subisce, maschio. Abbiamo il superiore 61 anni, cioè scusi, 61 e colleghi pari grado 19, quindi è sicuramente un superiore. Che per quanto riguarda maschi il 30, sono 39 rispetto alle femmine 20. L'importanza nella fase precoce può avere la comunicazione. Partecipazione da parte triestina che sicuramente viene agevolata, tra virgolette, diciamo dalle telefonate, dal rapporto telefonico, quindi queste consulenze telefoniche agevolano soprattutto chi non è proprio della zona. Territorio. Di queste 76 persone che noi abbiamo seguito, moltissime hanno risolto, nel senso che la criticità accompagnata in una fase iniziale è molto, risolve il problema. No? Questo già porta una perdita di riferimento dei punti importanti della nostra vita. Ecco, quindi abbiamo una grandissima responsabilità. E la sua scelta, era quella di allontanarsi dal posto di lavoro, di dimettersi, perché non riusciva più a portare avanti questo carico. Ha chiesto aiuto e quindi l'abbiamo aiutata nella giusta misura. Però questo Covid sicuramente ha appesantito tanto anche chi era forte nel sostegno degli altri.